La fotografia di scena è un'arte che si occupa di catturare momenti significativi di una produzione teatrale, creando immagini che raccontano la storia e ne catturano l'essenza. È una forma d'arte che richiede un occhio attento, la capacità di cogliere i dettagli e la sensibilità di catturare le emozioni e l'energia che si sprigiona dal palco. Tutto questo trova uno straordinario interprete in Cosimo Mirko Maglioca. La sua mostra Scatti di scena è stata inaugurata a Palazzo Beltrani e sarà visitabile fino al 10 di novembre. I barrettari sono fortunati, no? Perché come Denis ha avuto fortuna in Francia, proprio a Parigi, mi sa che anche lei è sulla stessa riga. È un onore per me essere paragonato a Denis, che è un genio ed è uno, cioè io proprio la pittura l'adoro. E quindi, come dico anche sempre, non sono un pratico, non sono un conoscitore. Conosco bene le pitture, ma non posso dire che sono un pittore. Fotograficamente cerco di avvicinarmi, ma Denis, se non me lo toccate, è un genio. Abbiamo iniziato la nostra esperienza già professionale in maniera basica, nelle camere oscure, proprio da come si cominciava una volta. Io ho cominciato con le camere oscure, diciamo che all'età di 12 anni, qui un corso, questo che incito alle scuole a fare dei corsi, ho fatto proprio un corso a scuola di quelle cose che gli altri possono trovare così banale, e mi è venuta quella voglia dopo qualche anno di poter realizzare delle immagini dove le immagini devono comunque raccontare una storia. Io raccontavo le storie, non vi dico, c'era il periodo pieno di monnezze dappertutto, e quindi facevamo delle foto per l'ecologia negli anni 70. Questa è una mostra straordinaria, bellissima, Scatti di scena. Chi verrà a visitarla? Che cosa si deve aspettare? Allora, visitando questa mostra, noi non parliamo di opera o di balletto o di grandi teatri, questo noi lo sappiamo già. Noi facciamo, quello che è il mio progetto è parlare della fotografia nel mondo dell'arte e dello spettacolo, dove insomma la cosa migliore, il miglior palcoscenico a Trani è il Palazzo delle Arti Trani. Quindi questa opportunità che mi è stata data, io condivido questa cosa, diciamo, per democratizzare questi luoghi che a volte sono non per tutti, ma non che non siano per tutti, diciamo inaccessibili, attenzione, fotograficamente. Non parlo degli spettatori, parlo dei fotografi. La cultura si può divulgare in tanti modi, la fotografia è un mezzo importante per poter portare bellezza. Quello che a me piace è di realizzare qualcosa di pittoresco, perché la pittura è l'antenato della fotografia. Ora, non è che bisogna copiare la pittura, però uno scatto pittoresco è sempre qualcosa di affascinante. Quindi lo scatto che mi ha portato, il primo proprio che mi ha dato questa impressione, sono le nozze di Figaro di Giorgio Strehler, che ho fotografato all'Opéra National de Paris. Se un giovane si volesse, puoi dire, avviare verso questa professione, si può dire così, che consigli gli darebbe? Beh, il consiglio di un giovane è quello di imparare già le proprie tecniche fotografiche, quindi fotografare come un atleta, fare sempre foto, andare in giro, fare foto, essere discreto e poi finire con il darsi l'opportunità di entrare in un ambiente teatrale. Siate discreti sempre, molto umili. Au revoir a Scatti di scena. Merci beaucoup et à très bientôt. Scatti di scena di Mirko Maglioca è stata presentata a Palazzo delle Arti Beltrani. La mostra è un'occasione imperdibile per ammirare il talento di un artista che continua a definire la fotografia di scena contemporanea. Sono intervenuti alla presentazione la curatrice della mostra stessa, Angela Vitrani, gli assessori alle culture della città di Trani e Barletta, Lucia De Mari e Oronzo Cilli, ed il direttore artistico di Palazzo Beltrani, Niki Battaglia. Palazzo Beltrani e Trani hanno un sapore internazionale e noi puntiamo come amministrazione comunale naturalmente a destagionalizzare il turismo. Molti turisti francesi arrivano proprio in questi giorni, in settembre, ottobre,
e trovano qui a Palazzo Beltrani i loro colori, i colori dei loro teatri, dei loro palcoscenici. L'asse Barletta a Parigi funziona coda, dalle Lidis in poi siete sempre lì. Beh, Parigi diciamo che è importante per la città di Barletta, è importante per De Nittis, lì si è espresso il nostro maggior pittore con l'impressionismo, e fa piacere che un altro barlettano di origine barlettana a Parigi ha conquistato la scena. Dimenticare scatti di scena, fino a quando rimane visitabile? Fino a novembre, è proprio tutto quel periodo che interessa appunto questo pubblico particolare, molto esigente. Sono delle foto che strizzano l'occhio ai francesi. Nella programmazione artistico-culturale, come dicevamo, noi dobbiamo anche analizzare quelli che sono i flussi turistici che caratterizzano la nostra città.